Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo delle strategie di investimento per il 2020 e ne parliamo con Edoardo Passaretti, responsabile per l'Italia di HAN ETF, e con Edoardo Golini, gestore di ZEST. Benvenuti. Grazie, buonasera. Il 2018 è stato un anno molto positivo, i rendimenti dei mercati finanziari sono stati elevati e tra le altre anche la volatilità non è stata abbastanza contenuta, nonostante che all'inizio dell'anno si parlasse appunto di una volatilità possibile, possibile elevata. E adesso vediamo come si chiude l'anno 2019, come si aprirà e quali possono essere le prospettive dell'anno 2020 e quindi quali le strategie di investimento per questo anno 2020, anche per quanto riguarda le politiche monetarie che sono state molto espansive nel 2019, vediamo cosa succederà nel 2020. Bene, che impressione avete avuto da questo 2019 e quali sono le vostre considerazioni di fine anno? Allora, il 2019 intanto è stato un anno molto ricco e molto proficuo per quanto riguarda i mercati finanziari, se lo guardiamo come anno solare. In realtà, se lo prendiamo un pochino più esteso e ci includiamo l'ultimo trimestre, l'ultimo semestre del 2018, vediamo che molti dei guadagni fatti sono in realtà a compensare le forti perdite o decrescite in conto capitale che sono avvenute nello scorso anno 2018. L'anno è positivo anche perché le economie sono positive. Purtroppo quello che io credo che siano un pochino le evoluzioni possibili, prossime avventure, è che ci sarà il famoso decoupling, cioè un pochino di decoupling per quanto riguarda le obbligazioni dalle azioni che fino adesso sono sempre state guidate dalla massa di liquidità più che dal ciclo economico. Lo faccio breve, semplicemente le obbligazioni sono salite anche quest'anno, seppur correggendo un pochino di più nell'ultimo semestre. Probabilmente quello che noi ci aspettiamo è che per il 2020 le obbligazioni tendano a underperformare le azioni, perché il ciclo economico sarà positivo, le politiche monetarie restano espansive, le politiche fiscali saranno ancora più espansive, dunque un tick di inflazione in più che non favorisce gli investimenti in obbligazioni a lungo termine. Quindi un anno che ha delle attese molto ottimiste. Sono d'accordo, in particolar modo mi aspetto, diciamo, una risoluzione anche psicologica di quello che è stato uno dei temi dominanti del 2019, cioè questa trade war, questo, diciamo, ritorno un pochino a dialettiche protezioniste, specialmente per quanto riguarda la bilancia commerciale statunitense, che anche solo psicologicamente potrebbero aiutare tutti i mercati mondiali a riprendere un pochino di respiro, perché appunto muri, barriere, dazi, eccetera, eccetera, hanno un effetto anche psicologico sulle economie e sugli investitori. E dunque anch'io mi trovo d'accordo su un'attesa positiva per l'anno prossimo, in particolar modo dovuta al risolversi o comunque all'attenuarsi di questi contrasti commerciali veri o inventati, a seconda di quanto vogliamo andare a cercare dietrologie, che daranno un ottimo, diciamo, una spinta interessante all'azionariato più che a altre asset class, insomma. E tra le altre, nel 2018 si parlava anche di probabile recessione, cosa che adesso invece. Beh, ancora si parla di possibile recessione. Io credo che siamo in questi cicli triennali, che sono i mini cicli, ci sono 18 mesi di espansione e 18 mesi di correzione. Siamo alla fine di questa correzione. Ora, chiaramente, gli scenari possono essere due: o proseguiamo nella contrazione economica e si va in recessione, oppure c'è un uptick, una ripresa del ciclo economico per i prossimi 18 mesi, cosa che noi ci attendiamo, e di conseguenza questa situazione tenda a svilire l'attesa di recessione, piuttosto andare verso una ripresa dei mercati di rischio e della ripresa economica. Anche perché politicamente la recessione costa molto. Siamo in un anno elettorale negli Stati Uniti, siamo comunque in situazioni politiche abbastanza importanti, con la nuova Commissione europea, la nuova presidentessa della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
e per cui abbiamo un test, un anno di test per tutte queste cose che ovviamente viene in qualche maniera, si tende di evitare in tutte le maniere quelle che sono contrazioni economiche, austerity e questi tipi di politiche che abbiamo visto negli ultimi 8 anni. Quindi in una situazione di questo genere, appunto abbiamo accennato prima parlando di obbligazioni e azioni, ovviamente comincia a diventare molto più interessante investire in azioni. Beh sì, specialmente in un contesto come oramai siamo abituati del reddito fisso a rendimenti reali negativi, specie se poi si investe come faccio io per questioni di appunto carta d'identità o comunque orizzonti temporali di investimento, sul lungo termine l'obbligazione non offre più neanche in quello che erano i tradizionali settori high yield ad alti rendimenti, è sempre più difficile andare a cercare un rendimento nel reddito fisso. E anche se il capital gain ha aiutato tanto il reddito fisso nell'ultimo periodo, cioè, è vero che i rendimenti sono bassi, sono negativi anche in tanti settori, però quello che ha aiutato il settore obbligazionario in senso molto lato è stato il capital gain, perché i tassi che scendono fanno salire i prezzi. Questa Verissimo. Roba è finita, sono d'accordo con Verissimo. Te. No, infatti per cercare un rendimento bisogna sempre più andare a individuare un tema, un mercato, un sottosettore, un diversificatore, una strategia di investimento diverse, insomma bisogna cercare di spaziare un po' in tutto l'universo investibile, ma andando un pochino fuori da quello che è stato il tradizionale portafoglio degli investitori italiani, europei, ma anche insomma del mondo occidentale in generale. Quindi nel settore azionario dove ti indirizzeresti? Ma anche facendo riferimento alla domanda che di prima, il problema o il rischio di una recessione non è dimenticato, non è passato, anzi il rischio sistemico volendo è anche più alto per tantissimi elementi. Quello che noi ci dimentichiamo è che il mondo non è solamente composto da Italia, Germania, Francia e Stati Uniti, il mondo è sempre più globale, cioè nel senso cioè gli investimenti oggi si spostano geograficamente ovunque, quindi se io dovessi oggi andare a guardare a un'area di mondo che mi interessa o a un tema in cui cercare rendimenti più forti rispetto alle tradizionali classi investibili, guardo agli emergenti, guardo ai consumi digitali, guardo a sottosettori tecnologici, guardo a mercati molto particolari che possono essere anche di frontiera, che era una parolaccia fino a 5 anni fa investire in un mercato, un frontier market. Oggi anche per un ambiente diciamo regolatorio un pochino più trasparente, un pochino di regole universali, universalmente accettate e implementate, si può andare a investire altrove, si può andare a investire non solo in Cina, ma in Indonesia, in Malesia, a Taiwan. Quindi per un investitore oggi bisogna assolutamente aumentare le prospettive, aumentare l'angolo visivo. E diversificare parecchio anche nel campo azionario. Una diversificazione è sempre ben consigliabile, ovviamente. Io aggiungerei a quello che ha detto Edoardo il fatto che anche la vecchia Europa, cioè i ciclici, diciamo così, che sono stati molto bistrattati, perché quello che ha attirato il mercato azionario in generale sono stati le tecnologie FANG, cosiddetti, no? Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. Anche i ciclici potrebbero avere, e le banche potrebbero avere il loro momento di ripresa, lo so, sono old fashion, no? Roba un pochino che però può essere aggiunta come diversificatore e stabilizzatore a quelle che sono chiaramente i centri demografici del mondo. L'Europa ha subito, noi non ci dimentichiamo che l'Eurostock 4 anni, quasi 5 anni fa, era più alto di adesso. Ok? Lasciamo perdere i dividendi, sto parlando solo di prezzo. Perché? Perché chiaramente si sono fatte politiche monetarie espansive e politiche fiscali invece restrittive. Non sono i soldi stampati che fanno andare l'economia o fanno andare in genere le cose, ma i soldi spesi. I soldi spesi sono stati molto pochi e una demografia che chiaramente è molto più concentrata
come dicevamo prima, nell'area dell'estremo oriente, cioè Cina e India, fanno 2/3 della popolazione mondiale, con l'Indonesia, eccetera, eccetera, qua in Europa la demografia è ferma, le spese sono ferme e siamo stati il frigorifero del mondo. Il PIL mondiale non è aumentato sufficientemente perché l'Europa è stato il frigorifero del mondo. Questo ce lo rinfacciano tutti i partner commerciali e tutti i partner e anche gli alleati. E questa cosa, secondo me, è un po' sottovalutata. Il target di inflazione sarà messo più in alto, sotto traccia sarà messo più in alto per non offendere certe tipi di sensibilità, soprattutto in Nord Europa, però si cercherà veramente questa volta di dare questo boost e in particolare, secondo me, sarà la Francia che spingerà moltissimo in questo settore qua, in questa direzione qua, scusate. Quindi come strategia di investimento cosa vedete? Beh, nel senso, la strategia oggi la puoi fare come più si confà al tuo personale obiettivo di investimento, nel senso è difficile dire la strategia di investimento giusta, trasversale per tutti. Chiaramente se oggi vai a cercare una strategia completa, devi riuscire a creare un portafoglio in cui abbiamo visto per esempio categorie come l'oro, ma anche se non so se Bitcoin, insomma investimenti che tradizionalmente sono vanno in direzione opposta, sono appunto beni rifugio, ma anche nuovi beni che possono darti un potere di diversificazione all'interno del tuo portafoglio, affiancati però a una strategia, a mio parere, che deve necessariamente mettere dentro più rischio. Cioè oggi non puoi pensare di investire con lo stesso rischio di 3, 5, 10 anni fa, nel senso se vuoi veramente un rendimento, che immagino che sia quello che cerchiamo tutti noi che investiamo, oggi dobbiamo costruire una tolleranza al rischio molto più alta, esatto. Semplicemente. Quindi cosa vuol dire costruire una tolleranza al rischio? Cioè, in che modo? Vedi, il problema è che se io non voglio prendere rischi, fra costi bancari, costi intermediari, che sono giusto che ci siano, ovviamente, non demonizziamo né le banche né gli intermediari, anzi, e partiamo da dei rendimenti risk free, diciamo così, senza rischio, che sono negativi, se uno non vuol prendere rischi deve calcolare che fa meno uno. Se uno è contento con meno uno, lo sa e lo fa, questo è l'obiettivo senza rischi, per cui se uno vuole avere dei rendimenti positivi deve per forza essere più tollerante al rischio. Prestare soldi allo Stato italiano, allo Stato tedesco, allo Stato chiunque, rende meno, cioè noi diamo i soldi agli Stati per prestare loro i soldi. Allora, se io voglio avere dei rendimenti positivi in termini nominali, lasciamo perdere la parte reale inflazione, perché un po' di inflazione c'è ancora, non è che siamo sotto zero, qui siamo arrivati al punto che dobbiamo prenderci dei rischi un pochino più alti, bisogna tollerare un pochino di volatilità, bisogna avere un pochino di più di, come si dice, di coraggio, di stomaco, perché se uno non ha questo è costretto a avere rendimenti negativi, che non è un bel obiettivo sinceramente sui soldi propri nel lungo termine, oltre a non essere produttivo per la crescita economica per se stessa, perché se io compro un'azienda le do i soldi magari per fare un bel business, per creare l'intelligenza artificiale o le Volkswagen, non mi interessa, o le Ferrari, no? Per esempio, visto che siamo in Italia, le Ferrari, ma se invece li metto in titoli di Stato a rendimento negativo, questa cosa non è esattamente prociclica per la crescita economica. Siamo anche noi piccoli attori del sistema monetario ed economico. Quindi insomma in pratica evitare le obbligazioni e prendersi più rischio. Vabbè, diciamo, non me la sento di evitare le obbligazioni in toto, però cioè, l'obbligazione è comunque una... ci sono mille tipi di obbligazioni, nel senso esiste il credito corporate che va a inserirsi in una dinamica che poi non è così distante dall'azionariato, dall'equity, nel senso che comunque significa prestare soldi a un'azienda perché poi li reinvesta in qualcos'altro. Quindi in generale il reddito fisso non è che sia scomparso, è che per esempio per me non è più interessante, nel senso che oggi io se devo decidere dove mettere il mio personale portafoglio, che il mio orizzonte sia la pensione, che poi magari non, cioè probabilmente non la vedrò mai, stando così le cose, rebus sic stantibus,
non lo vado a mettere in un'obbligazione, perché appunto, come dice Edoardo, cioè vado a rimettere vado a rimetterci dei soldi per prestare i soldi allo Stato tedesco o allo Stato italiano, che non è poi così risk free, perché la Germania andrà in recessione tecnica, l'Italia potrebbe benissimo seguire, chiude l'Ilva, siamo a meno 1% di crescita del PIL, cioè l'obbligazione non è che sia sparita, ma va utilizzata coscienziosamente e in una strategia più ampia, di più ampio respiro, in particolar modo su un orizzonte globale. Cioè non possiamo più investire a casa nostra, dobbiamo iniziare a guardare tutto. Ecco, sugli investimenti socialmente responsabili, che è stata la grande... moda di quest'ultimo periodo. Beh, gli investimenti socialmente responsabili sicuramente sono una realtà che in particolar modo adesso che ci è una nuova sensibilità per quanto riguarda per esempio il riscaldamento globale, che in qualche maniera è stato negato da Trump, che peraltro ha rinnegato la firma degli accordi di Parigi, e chiaramente sono cose molto sensibili. Pensiamo per esempio che lo zero nero, come dicono in Germania, cioè il non deficit di bilancio, deve essere in qualche maniera, se non più osservato, deve essere in qualche maniera moralmente giustificato, no? E di conseguenza, se lo si fa per il bene del pianeta, è una cosa molto è passabile, diciamo, come cosa, no? Facciamo deficit per un bene sociale, un bene mondiale. Per cui sono sicuramente un veicolo molto importante, soprattutto in una green economy, per esempio, più che non plastic free per sé, insomma, no? Per sviluppare nuovi tipi di cose. Per cui sono sicuramente un modo di veicolare danari verso certi settori. Vero. Però pecunia non ho, detto giusto? Sì, lo dicevamo prima. Vero, se vuoi, cioè, nel senso, sono d'accordissimo. È bello investire in aziende che abbiano una coscienza ambientale, è un tema a cui sempre più persone sono care e affezionate, ma dall'altro lato sempre più persone, Trump diniega la sua firma, cioè ritira l'accordo di Parigi, solo e unicamente per una questione, diciamo, per portare l'acqua al proprio mulino. Paradossalmente, se 10 anni fa ci avessero detto che la Cina sarebbe diventata il paladino della green economy, ci avrebbero riso tutti in faccia. Eppure oggi gli Stati Uniti non rispettano accordi sul clima, la Cina cerca di mettergli di imbavagliarli sul clima. Perché? Cioè, socialmente responsabili, green economy, eccetera, eccetera, va tutto bene, sono assolutamente favorevole, ambientalista, quello che vuoi, però pecunia non olet, ma soprattutto alla fine anche la pecunia che va a regolamentare queste dialetti, queste diatribe ambientali, accordi sul clima, Parigi, Cina, e sarebbe bellissimo che l'economia fosse ESG o socially responsible prima che gli investimenti. Se l'economia non ci arriva da sola, arriviamo noi con gli investimenti a cercare di portare appunto flussi di denaro, capitali alle aziende più socialmente responsabili. Però lì intervengono anche altri settori, è la politica, intervengono tante cose. E se poi in politica arriviamo a dire la plastic tax non va bene perché ci costa di più la merendina, o la sugar tax non va bene, eccetera, eccetera, stiamo brancolando nel buio. Le case di investimento ti mettono il bollino ESG, ma dall'altro lato non possiamo permetterci di perdere 5.000 posti di lavoro nella plastica. Quindi devono andare tutte queste cose di pari passo, altrimenti resta solo marketing. Quindi se dovessimo vedere le opportunità e le prossime sfide del 2020, riassumendo. Allora, le sfide saranno dure, perché abbiamo due chance adesso, no? Che abbiamo un dicembre molto bullish, in cui i mercati rubino alla performance del 2020 nella fine di quest'anno. Oggi stanno scendendo perché è uscito ISM ancora cattivo, questo un paio d'ore fa, e di conseguenza i mercati stanno correggendo. Niente di preoccupante, ovviamente abbiamo detto, dobbiamo essere un po' più tolleranti al rischio per avere un rendimento. Oppure avremo un 2020, un dicembre un po' scarso, e poi avremo un 2020 magari un pochino più ricco di soddisfazioni. Per quanto riguarda le obbligazioni, ci sono anche le obbligazioni legate all'inflazione, che queste potrebbero essere un modo per non avere, diciamo,
rischio, ma avere un pochino di partecipazione a un ciclo economico, speriamo, un pochino più inflattivo dell'ultimo decennio, soprattutto qua in Europa. Ricordiamoci che le persone non ragionano in termini reali, ragionano in termini nominali. Cioè, se la mia casa si deprezza del 10%, invece di avere 100.000 euro vale 90.000, ma in termini reali si è apprezzata del 5%, la gente non lo percepisce. Preferisce avere la casa che vale da 100.000 euro a 110.000 euro, anche se l'inflazione è salita del 15%, per cui in termini reali avrebbe perso il 5%. È la percezione, no, che manca. Verissimo. Della crescita economica. E questo è veramente quello che secondo me si andrà, è la sfida del 2020 questa. Quindi questa è una sfida, ce ne sono altre. No, ma è vero, la sfida, più che la sfida, la criticità è proprio questo, questa dialettica mondiale che sta cercando di portare avanti una controtendenza, un controciclo rispetto a quello a cui siamo abituati, che era appunto un ciclo di globalizzazione, cioè siamo già ritornati a una deglobalizzazione. Quindi la grande criticità è effettivamente andare a capire... Anche, cioè, non che si risolva questa trade war infinita, non che si risolva le guerre commerciali, eccetera, eccetera, ma che si capisca in che dire, cioè che riusciamo a farci un'idea di dove stiamo andando. Perché il sovranismo esce fuori a cadenza regolare, perché appunto non riusciamo più a capire quanto ci convenga avere muri sulla nostra economia o non averli. Oramai l'abbiamo già persa la trade war, cioè la Cina ci ha, diciamo, penetrato commercialmente abbastanza evidentemente in questi ultimi anni. Soprattutto sulla proprietà intellettuale. Esatto. Cioè, non è tanto la produzione, no, è la proprietà intellettuale che non è stata protetta. No, ha protetto le sue aziende finché ha potuto, a me ha fatto il Great Chinese Firewall, e nel momento in cui sono state pronte, infatti le FANG non sono più così rilevanti se le metti in confronto con le BAT, Baidu, Alibaba e Tencent. Siamo lì, cioè la concorrenza sleale è già stata fatta. Tirare su muri oggi è una muri commerciali, non voglio entrare in altre politiche. Muri commerciali oggi è semplicemente una campagna elettorale. Che poi questo si traduca in effettivo benessere per i cittadini della nazione che tira su muri commerciali, questo non lo possiamo sapere. Tendenzialmente, a mio personale parere, non sarà così, perché è già un processo, cioè è l'inizio di un ciclo che dovrebbe durare anni prima di riabituare le nostre economie a solo un'autarchia interna. Noi non siamo più in grado di farlo, specialmente se continuiamo a guardarci come Italia e non come Europa. Cioè, noi come singolo paese, la grande sfida che abbiamo è smettere di pensare che siamo un singolo paese. Cioè, e la grande opportunità è andare a vedere come Europa i nostri partner commerciali chi sono. Noi siamo il primo partner commerciale della Cina, non solo gli Stati Uniti, come Europa, come Italia forse siamo il 100.000° partner commerciale. Quindi lì è la sfida, l'opportunità è se riesci a leggere i segnali che hai intorno oggi, investi a lungo termine, investi bene, se non riesci. Quindi direi che possiamo concludere su questa sfida di ragionare in modo globale e di ragionare a medio-lungo termine e non tanto a breve. Ringrazio molto Edoardo Passeretti, responsabile per l'Italia di Han ETF, ed Edoardo Ugolini, gestore di Zest, e arrivederci a tutti su Asset Management qui sulle Fonti TV. Grazie.